Ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio per un attacco hacker senza precedenti che da domenica ha colpito i sistemi informatici della regione. Impedita la prenotazione anche delle visite ordinarie fino a Ferragosto. Il governatore del Lazio Zingaretti commenta: non tratteremo, è un'offensiva terroristica, la situazione è molto seria e molto grave. Il servizio vaccinale va avanti per i residenti che avevano già prenotato. L'attacco di pirateria informatica sarebbe partito dalla Germania. Il ministro dell'Interno Lamorgese riferirà alla Copasir. Lorenzo Santorelli. Si presentano ancora così i siti della Regione Lazio, bloccati a 24 ore dal sabotaggio hacker che ha reso inutilizzabili i sistemi informatici regionali. Per il presidente Zingaretti si tratta di un attacco senza precedenti, a rischio i dati sensibili di milioni di cittadini, impossibile accedere al portale per richiedere i vaccini, ma quelli prenotati fino al 13 agosto non subiranno cambiamenti. Il virus ransomware si diffonde con un allegato di posta elettronica, è solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi informatici. Purtroppo sono in estremo aumento. Pensi che durante la pandemia gli attacchi alle infrastrutture critiche che noi abbiamo registrato, alle quelle infrastrutture che erogano servizi essenziali, sono aumentati del 246%. Ad essere violata è stata una società che fornisce servizi web a vari clienti, tra i quali la Regione Lazio. Le indagini puntano all'estero, la matrice dell'attacco finora è sconosciuta.